Beh, intanto gli auguri ai nuovi vertici della Cassazione, direi che i problemi della giustizia rimangono sempre quelli, sono quelli legati a una difficoltà di rendere il processo penale conforme ai principi costituzionali, la ragionevole durata del processo non può essere assicurata riducendo gli spazi di garanzia, o semplificando le procedure, se questo significa appunto ridurre le garanzie. Non mi sembra che ci sia un progetto chiaro. Avere un progetto chiaro significa avere l'idea di una riforma organica della giustizia che deve passare necessariamente da riforme ordinamentali, e quindi prima di tutto dalla terzietà del giudice, per poi riavvicinarci a quello che era lo schema del processo accusatorio. Se si vuole rendere il processo ragionevolmente breve, le indagini non possono avere una durata così lunga. Bisogna riassegnare alle indagini il compito che il codice accusatorio aveva, cioè della raccolta di elementi che non sono prove di colpevolezza nei confronti di nessuno, per poi arrivare al dibattimento dove le prove dovrebbero essere raccolte. Qualche passo avanti è stato fatto per quanto riguarda l'esecuzione in materia penale, ma ancora i numeri dei detenuti continuano a salire. Anche la riforma dell'ordinamento penitenziario ha molti aspetti positivi, ma per esempio sotto il profilo del lavoro e dell'affettività corre il rischio di avere delle lacune che potrebbero compromettere anche il percorso risocializzante delle persone. Ancora una volta si è trascurato, credo, l'idea di una complessiva riforma. Sembra quasi che l'idea di depenalizzare laddove si doveva depenalizzare, di ridurre l'area del penale, che è l'unico antidoto contro i troppi processi e l'irragionevole durata del processo, sia in qualche modo tramontato. Certo, depenalizzare non incontra il consenso delle forze politiche, è più facile proporre ricette come l'aumento delle pene e carcere per tutti, oppure costruiamo nuovi carceri, perché questo serve un po' a anestetizzare le paure delle persone. Se invece si iniziassero a dare i dati veri, e cioè che la gran parte dei reati sono in diminuzione e che il tema fondamentale è quello appunto di fare i processi, non di renderli infinitamente lunghi, si renderebbe un servizio alla giustizia. Ecco, io credo che dall'inaugurazione dell'anno giudiziario gli spunti in questo senso siano stati davvero scarni, e non vorrei che questo corrispondesse a una rinuncia a un progetto per la giustizia più ampio, che è l'unico che risolverebbe i problemi del nostro Paese. Non vorrei che ci si accontentasse di queste parziali riforme che non hanno risolto e non risolveranno per nulla i problemi e gli obiettivi che si volevano risolvere.